Tra i piacentini che hanno corso la recente edizione della Maratona di New York c'era anche Riccardo Cervi, che da oltre 6 anni vive negli Stati Uniti, dove lavora come ingegnere civile. Un evento che ricorderà per sempre, non solo perché era la prima maratona, ma anche perché è stato il portabandiera dell'Italia alla cerimonia di apertura. Che mi hanno sorteggiato anche per questa opening ceremony, che loro la chiamano la parata delle nazioni, quindi il weekend, il marathon weekend, inizia proprio il venerdì con questa cerimonia in cui tutte le nazioni hanno la loro delegazione, marciano con le bandiere. È stato carino, insomma, anche la prima maratona in più essere sorteggiato per la delegazione italiana. È stato un bel inizio di maratona, e fra l'altro ha portato bene perché mi sono divertito tantissimo, è stata un'esperienza bellissima. L'altro era la bandiera del 2006, dei campionati del mondo del 2006, però me la sono fatta spedire. È arrivata in tempo sia la bandiera che la maglietta che l'Atletica Piacenza mi ha dato, infatti li ringrazio, e Mattia Cavazzuti, che era un mio ex compagno di squadra alla Turris. L'ho contattato perché ho detto: vabbè, se devo correre la prima che corro a New York, voglio portare anche il nome di Piacenza. E quindi mi hanno spedito anche la maglietta, sono stati molto gentili. Cosa manca di più dell'Italia? La cosa che manca di più è proprio quella, secondo me, quella qualità della vita che hai in un modo senza, come dicono, senza troppo dover cercare, no? L'Italia, ovunque tu vada, hai una qualità della vita molto alta. Qua ovviamente puoi trovare altrettante cose belle, cose interessanti, però non è così semplice, non è così disponibile per tutti. Il piacentino e la moglie di origini americane non escludono per il futuro di tornare a vivere in Italia.